La definitiva vittoria bizantina e l'avvenuta conclusione dell'era della Restaurazione permisero all'anziana Basilessa di portare a compimento il suo sogno e promessa politica durante il suo regno. Elen I, infatti, con il tempo acquisì dai contemporanei il soprannome di Tessitrice a seguito delle sue gloriose campagne diplomatiche e militari che negli ultimi 5 decenni avevano portato Bisanzio da spettatore secondario del teatro europeo a protagonista attivo di primo livello. Fu così che la dipartita dell'anziana regina, avvenuta il 22 giugno 1674, straziò il cuore di tutti i sudditi, facendo salire al trono il giovane figlio quindicenne Andreas I, che dimostrò fin da subito quanto il legame con la madre rafforzasse il suo carattere. La prima prova che dovette affrontare il neobasileo fu, 4 anni più tardi, l'espansione russa in Persia, che portò inevitabilmente in rotta di collisione il potentissimo zardom dell'est con la sfera di influenza e interesse bizantino. Ma il giovane imperatore fece frutto degli insediamenti materni, iniziando a elaborare un piano di contenimento antirusso a lungo termine. Prima si sarebbe aperto un nuovo conflitto arabo per bloccare l'espansione dei vicini a sud e poi, con un progressivo avvicinamento alla corte scandinava, si avrebbe auspicato una futura alleanza a danno dello zar. Le alleanze ad est stavano per essere ribaltate, ma nessuno poteva sapere cosa ciò avrebbe determinato per tutta l'Europa. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale mondiale dedicata alla nostra serie con Bisanzio per la formazione dell'Impero Romano d'Oriente. Oggi ragazzi, bando alle ciance, partiamo subito a bomba perché abbiamo alcune comunicazioni interessanti da darvi e soprattutto l'episodio di oggi sembra abbastanza speziato, quindi abbiamo parecchio tra le mani che dovremo andare a fare. Permettetemi quindi, come sempre, di fare i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Gianfranco Nezzo, Giorgio Zisa e Daniele Bonatto. Grazie mille a tutti voi, mi avete dato dei consigli molto interessanti, soprattutto legati allo sviluppo appunto del nostro prossimo piano di espansione, come gestire la politica estera del nostro impero, ma soprattutto come magari pensare di strutturare la nostra guerra esattamente contro i mamelucchi. Come sempre lasciate un bel like, un commento dandomi la vostra opinione sull'episodio e iscrivetevi al canale, anche perché come state guardando ora in basso a destra c'è un numero abbastanza considerevole di voi che mi segue ma non fa parte del nostro gruppetto, quindi se non fate parte della nostra famigliola non dubitate, lasciate un bel subscribe ancora ora prima di iniziare il video. Alla fine del video, se non vi dovesse essere piaciuto il contenuto che ho deciso di portare, togliete pure il subscribe che io non mi offendo assolutamente. Come vi dicevo ragazzi, breve comunicazione in questo episodio riguardante il planning degli episodi di agosto. Come voi sapete, ad agosto sul canale gli episodi iniziano a essere un po' particolari, perché comunque probabilmente io vado sempre in ferie, vado in vacanza, quindi ho magari meno presenza a casa per riuscire a seguire un editing in tempo reale. Ed è per questo motivo che questo episodio che state guardando oggi sarà l'ultimo episodio di agosto. Per il semplice motivo che durante tutte le 2 settimane di agosto la serie di Europa Universalis 4 si interromperà, perché non avrò la possibilità di andare a editare nuovi episodi, almeno fin quando non tornerò a casa, e cercherò di andare a compensare con degli episodi 2 volte a settimana, il lunedì e il mercoledì, di Lex Explorer, alcuni titoli interessanti, carini, che possono magari attirare la vostra curiosità. Questo perché? Perché la mia intenzione sarebbe quella di iniziare a fare streaming su Twitch insieme a voi, quindi qualche gioco, qualche titolo che potrebbe essere interessante da fare, sia con questa finalità che magari con la finalità di utilizzarlo come serie secondaria sul canale. Però comunque questo voglio un attimino studiarla al meglio con voi per capire come strutturare al meglio il tutto. Anche perché adesso da settembre
a ottobre-novembre, sono in una fase di mezzo trasloco, acquisto casa, quindi devo anche valutare un attimo come possa funzionare al meglio il tutto, però credo che sia la scelta migliore andare a decidere insieme a voi già da ora quali possono essere magari i titoli che ritenete possono essere interessanti da giocare, magari su Twitch o magari i titoli che potreste aver piacere a vedere come serie secondaria. Non necessariamente solo strategici, non necessariamente della Paradox, qualsiasi gioco in generale, così per variegare un po' il vario comparto dei giochi in presenza sul canale. Comunque avrete quindi varie alternative da poter vedere, così quindi comunque per stare insieme. Riguardo a XCOM 2, non abbiate timore perché la serie comunque è pre-registrata in grossi blocchi da 20-30 episodi per volta, quindi continuerà la programmazione di ogni venerdì e probabilmente Europa Universalis 4 arriverà probabilmente la settimana del 30 agosto, 5 settembre, quindi praticamente l'ultima di agosto e la prima di settembre. Devo ancora vedere bene quando e come, ma appena ci sarà la possibilità di editare il nuovo episodio, lo programmerò e metterò l'anteprima, in modo tale che voi potrete avere il pre-memoria di quando il nuovo episodio andrà ufficialmente in onda. Dunque, direi che a questo punto siamo prontissimi per riprendere dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio e se tutto va per il meglio, ci eravamo lasciati con una guerra preventiva contro i Mamelucchi per andare a bloccare i russi da una successiva espansione. Teoricamente possiamo già entrare in guerra contro di loro. Cosa molto positiva, dato che non hanno praticamente uomini e la cosa mi piace molto e ha anche un prestigio bassissimo. Poi dobbiamo iniziare a fare una pulizia delle nostre alleanze, però vorrei aspettare prima di fare la guerra contro i Mamelucchi, dopodiché sperare in un'alleanza con la Scandinavia, che al momento siamo 95 su meno 110, quindi siamo molto molto vicini. Le truppe si stavano spostando, quindi iniziamo a spostare le nostre truppe qua. Appena avremo l'esercito al massimo della nostra forza, potremo iniziare questa nostra guerra di contenimento antirusso. E a questo punto, ragazzi, siamo pronti. Siamo pronti. Vedo un sacco di gente. Vediamo un pochino chi. Wow, ok, sono in tanti, ma hanno una tecnologia militare molto debole rispetto alla nostra, quindi sono abbastanza fiducioso di riuscire a oppormici. Declare war per la conquista di Ajlun. Allora, partiamo subito e ricordiamoci che l'armata della Tracia con l'armata dell'Epsilon deve giocare insieme. Voglio provare però a evitare di tenere gli alleati troppo attivi, quindi sono tutti supportive, molto bene. E mettiamo il supportive qua. Se si devono unire, almeno si uniscono all'esercito più debole. Come sta messa la situazione a nord? Sembra abbastanza tranquilla, anche se stiamo muovendo un sacco di uomini. Questi no, vero? No, allora devono rimanere là per forza. Peccato. Iniziamo a scendere qua. C'è tempo per andare a fare i dovuti danni ai Mamelucchi. Tra l'altro abbiamo anche il Spy Network al 100 fisso, quindi molto bene. Spostiamoci innanzitutto qua, dai. Vedo questi 3.000 uomini. Cerchiamo di prenderli anche se grande, ce la faccio. Per caso sto mettendo focus qui? Ah, cavolo, fino al 91 non posso farlo. E abbiamo un'entrata di 9. Allora, quasi quasi potrei andare a prendere questo, però è un po' poco. Vediamo se possiamo prendere. Ah, oh, sempre lo stesso. Adesso queste qua si raggruppano al Cairo.
Se non riesco a trovare un altro che non sia... Oh, bene, disciplina. Questo mi piace. Questo mi piace. Ottimo. Un mercante principalmente si è in rischio fallimento. No, prendiamo questo. Institution Spread mi sembra molto più utile. Andiamo a fare fuori questi 4.000 uomini, che è tutto war score gratuito. Questo è 40, questo è 62. Allora andiamo qua, così facciamo un po' di razzia. Credo che ci possiamo anche spingere alla velocità 4. Mentre queste si occupano di andare a prendere questo, questo e questo va a prendere qua. Qua siamo ancora al meno 7%, piano piano riusciremo a fare il necessario. Vediamo se possiamo già dare fuori qualcuno dalla guerra. No. Ok, continuiamo ad aspettare. Wow, ci sono 50.000 uomini qua. Molto piano, ragazzi. Molto piano. Cazzo, mi hanno preso 5.000 uomini distanti. Porca miseria. Vabbè. No, un altro. Ma avevano tutto l'esercito qua. Cavolo, avevano tutto l'esercito qui. Ok, allora. Facciamo così, così, così e così. Porca miseria, non ci arriva neanche. Vabbè, niente. Porca miseria. Ah, santo cielo. Santo cielo. Allora, cambiamo un po', diamo l'opzione a Eretna difensiva e a Venezia difensiva. Il saccheggio del Cairo. Vediamo un pochino il nostro Basileo, che cos'è? È giusto ed è un peccatore. Però è giusto. Quindi mi sembra sensato che andiamo a evitare che ci sia il saccheggio. Ok. Questi uomini mi sa che stanno salendo su. Quindi forse ho fatto un po' una scemata. Perché pensavo cercassero lo scontro e invece no. Abbiamo i pirati che attaccano le nostre linee commerciali. Ma va bene, sì, tanto per 10 ducati direi che ce lo possiamo anche permettere. Stanno pensando di andarci a prendere i forti, quindi iniziamo un pochino a sbrigarci con gli assedi. Possiamo chiamare chi? L'Austria? Assolutamente la chiamiamo. Un aiuto dall'Austria ci permetterà di non preoccuparci dei territori in Anatolia. Ok, adesso questi li raggruppiamo qua. Bene, abbiamo già 50.000 ribelli. Ottimo. Iniziamo a raggruppare le truppe principali qua, mentre questi piccoli eserciti si occuperanno degli assedi privi di forti.
Eccoli qua, gli austriaci che stanno venendo a darci una mano. Perfetto. Iniziamo già a dare l'obiettivo qua all'Austria. Benissimo. Buono. Ottimo. E le truppe si stanno raggruppando qua. Perfetto. Allora noi qua continuiamo. Questi iniziano a salire a nord. E vanno qua. Ok. Allora noi esattamente incontro chi siamo in guerra. Allora, Uzbek è qua. Non ha senso. Siamo in guerra contro di loro e anche questi. Allora, portiamo un attimo loro qua. Subito alla capitale, così li facciamo un attimino calmare. Perfetto. Allora, questi però non so bene cosa andare a. Cosa andare a fare, come usare quest'altre truppe, quindi magari portiamole qua e aspettiamo di vedere un po' come si comportano questi mamelucchi. Ok, poi questo va qua e questo va qua. Fermi tutti, abbiamo uno scontro, quindi proviamo a dare una mano agli austriaci, ma non credo sia necessario, infatti stanno massacrando senza problemi. Quindi continuiamo ad andare giù in meridione. Bene, mi sa che questa sarà un'altra guerra che faremo, niente po' di meno che al massimo dell'occupazione. Vediamo se possiamo mandare via qualcuno. Nessuno. Sono recidivi, questi arabi, ragazzi. Allora, l'assolutismo direi che non ha senso, dato che la nostra è un impero molto decentralizzato. Quindi vedo sensato che vada a prendere uno di stability. Gratuito, perché siamo già a tre, però. Mai dire mai. Ok, adesso scendiamo ulteriormente a sud. Allora, iniziamo ad andare qua per abbattere questi ribelli. Dopodiché ci occupiamo di andare un po' a eliminare quell'esercito numeroso che si sta avvicinando in meridione. Vediamo un po' se Dawazir decide di uscire da questo benedetto conflitto. Sì. Allora, mi dai le war reparation, il transfer of power no. E mi dai anche 75 ducati, perfetto. Cioè abbiamo interamente occupato il territorio dei Mamelucchi e la gente ancora non è d'accordo ad arrendersi. Va bene. Allora, cerchiamo di spostarci qua. Ok, andiamo a fare il mazzo a questi 26.000. Benissimo, ragazzi, wipeout. Spettacolare wipeout. Ok, allora, adesso a chi dobbiamo fare ancora il mazzo? A questo qua. Ok, allora questo va qua. Poi questo esercito invece si occupa di questo qua. Ottimo. E questo va qua. Questo qui che è fermo lo usiamo per andare contro lui, magari ci può stare. Ok, no, deve fare un giro della Madonna.
Però è l'unica cosa più sensata. Proviamo a vedere se riesco a far prendere questo obiettivo a Venezia, o meglio, questi due obiettivi a Venezia. Perché magari adesso sono sufficientemente deboli da poter. Permettersi uno sbarco. Vediamo un po'. Tanto andiamo a velocità 5 perché tanto non credo sia grosso pericolo la questione. Questi dove stanno andando? Vabbè, allora andiamo qua, prendiamogli il territorio, tanto facciamo prima a fare così, mi sa. Poi questi li portiamo intanto raggruppati qua. Vedo che possiamo prendere una nuova tecnologia amministrativa. Andiamo a prenderla. Ottimo. Ok, perfetto. Ci sono dei ribelli qua. Allora andiamo subito qua e poi dopo lasciamo questi qua al 71%, perché mi fa comodo se abbiamo dei, lasciamo dei ribelli nel territorio mameluco in fase di pace. Ok, ottimo. Allora andiamo qua. Allora, vediamo un pochino se in questo caso Marean decide di fare una pace. Allora, Marean, guarda caso, adesso sei intenzionato a fare una pace. Allora, ci dai tutti i tuoi soldi, il Transfer Trade Power e basta. Perfetto. Questo qui iniziamo a portarlo adesso su. Mentre questo va. Ah, ok, lo stanno già occupando. Molto bene. Allora lo riportiamo a casa. Questi li portiamo a casa. E l'altro, anche questo, lo portiamo a casetta. Mi piace che qua ci siano 4.000 uomini che stanno tentando di fare un assedio. Andiamo a vedere ulteriori paci così da toglierci di torno. Questo è Uzbek. Ok, Uzbek, ci dai le war reparation? No. Non accetti niente. Pace bianca? Va bene, pace bianca. Non si disprezza nulla. Adramut, che cosa ci propone? 125 ducati e le war reparation. Vediamo un pochino, War Reparation, 125 ducati, però posso chiederti altro magari? Chissà di no. Probabilmente no. Va bene. Ottimo. Adesso abbiamo ancora una pace da fare con la Great Horde. Vediamo un po'. Great Horde accetterebbe? Sì. Quindi Great Horde fa le War Reparation e il Transfer Trade Power. Perfetto. Benissimo. E con questo, ragazzi, adesso facciamo la nuova pace per cercare di vedere un pochino se quantomeno riusciamo a prendere queste isolette, però non sono molto fiducioso al riguardo. Proviamo a vedere, però non so. Vedo che abbiamo un assedio ostile al 100%. Ah, vabbè, ma sì, sono i territori su. Giù a meridione, va bene. Non mi preoccupo eccessivamente della cosa.
Ok, allora vediamo un attimo se... Allora, loro sono già almeno 49, ok. Questi qua... Riesco a portarli... no, purtroppo no. Ah, santo cielo. Peccato. Va bene, allora cambiamo un po' la tattica. Andiamo a portare gli uomini a nord. E questi qua sono qua, ok, quindi questi li portiamo qua. Ah, e ci sono questi 45.000 che mi ero dimenticato, che li portiamo qua. Ok, vediamo se effettivamente riusciamo a prendere questi, anche queste due isolette grazie all'Austria, cosa che non mi dispiacerebbe affatto. Ok. Mi sono perso qualcosina. Ero distratto e non ho letto. Va bene. Come non detto. Prendiamo un attimo, vediamo un po' quanto ci vuole per la tecnologia. Poco. Qua abbiamo travel time oppure diplomatic relation. Diplomatic relation mi sa di più utile. Ottimo, abbiamo uno sbarco, mi sa. Yes. Abbiamo uno sbarco. Oh, ragazzi, abbiamo finalmente ereditato e annesso Eretna. Guardate che bella la nostra Bisanzio. Guardate che bella. Guardate che bella. Andiamo adesso a fare una cosa così, in modo tale da vedere se ci dà una mano Venezia a sbarcare queste truppe. Prendiamo un attimo anche questi qua e gli diamo l'opzione di andare in porto finché si può. È occupata? Sì, ottimo. Allora aspettiamo di occupare anche Cipro. Dopodiché ci espandiamo. Ma prima andiamo a prendere anche Cipro. Eccoli qua che stanno trasferendo le truppe. Spettacolare. Ok, ragazzi, abbiamo fatto. Pronti per la nostra pace. Allora, andiamo ovviamente a prendere Rodi e Cipro. Ah, ok, Bisanzio non può fare il Cor, giusto, perché dobbiamo darle alla Siria. Queste alla Siria, perfetto. Ok. Allora, vediamo un pochino se così la pace può funzionare. Sì. Direi di sì. Assolutamente. Direi che è un'ottima pace. Direi che è un'ottima pace. Abbiamo il rischio solo dei Mughals e dei Mamelucchi. I Mughals e i Mamelucchi. Non è una brutta idea. Quasi quasi prenderei solo Rashid per me e poi il resto sarebbero tutti i territori dati alla Siria. In modo tale che facciamo espandere un sacco la Siria. Ma soprattutto non prendiamo aggressive expansion noi e potenzialmente la gente non si incazza eccessivamente a danno nostro. Proviamo a vedere. Ok.
Ah, cazzo. Potremmo fare così. E sarebbe comunque utile perché andremmo a tagliare il corno. E l'unico modo per i mamelucchi di passare sarebbe o attraverso le navi o chiedere il passaggio allo Yemen. Non mi sembra affatto una brutta roba. Non mi sembra affatto una brutta roba. Direi che ci può stare, ragazzi. Direi che ci può stare. Andiamo a chiedere una bellissima pace nella guerra in visione antirussa e il 24 settembre 1695. Bisanzio porta una ulteriore vittoria con la conquista di Ailun e il neo eletto Basileo Andrea I Apocaucos porta una gloriosa vittoria per il proprio impero. E la Siria si espande. Ovviamente adesso giochiamo di anticipo, cerchiamo di fare anche i claim nelle regioni limitrofe. Dove si può almeno, e andiamo a dare anche questo territorio alla Siria. Cell Province. Cell Province, e gli diamo questa a costo zero. Perfetto. Così, ragazzi, guardate che bello i nostri claim. Quanto sono alti, oltre al fatto che abbiamo i claim della Siria sul corno e sulla zona russa che teoricamente dobbiamo riconquistare, ma la zona è ampiamente, ampiamente estesa. La Siria sta diventando sempre, sempre più grossa. Andiamo a togliere i nostri forti, andiamo ad alzare l'autonomia nelle regioni appena conquistate e iniziamo a fare i dovuti claim dove è necessario. Facciamo anche i nostri stati nelle regioni appena prese. Ok, e andiamo a fare un po' di conversioni ora che si può. Allora. Raggruppiamo un pochino i vari eserciti perché ci sarà un po' da lavorare al riguardo. Quindi il prima armata qua e sta insieme a questa qui. Perfetto. Poi quest'altra la teniamo qua. Ottimo. Questa da 10.000 è bloccata qua, me ne ero completamente dimenticato, scusate. E quest'altra da 9 la spostiamo anche lei qua. Perfetto. E adesso, prima di salutarci, ragazzi, è giunto il momento di rompere definitivamente ogni legame con la Russia. Quindi, come ci si aspetta, andiamo a rompere l'alleanza con i Mughals. Ah, cazzarola, non accettano. Peccato. Ok, allora siamo noi a rompere l'alleanza con loro e andiamo a mettere come rivali la Russia e in questo caso Tunisi. Dopodiché andiamo a vedere come siamo con la Scandinavia. Fuck yes, bitches! Switch di alleanza e signori, l'asse antirusso si è ufficializzato. L'alleanza tra Bisanzio, Commonwealth e Scandinavia è stata ratificata. Ora il punto sarà vedere se potremo portare dalla nostra parte in guerra sia il Commonwealth che la Scandinavia. La Scandinavia verrebbe, il Commonwealth no perché ha circa 6.000 di debito. Però se chiamassimo la Scandinavia, oddio, saremmo molto sotto. Però l'Austria sarebbe intenzionata ad avvicinarsi a noi, quindi potrebbe essere una possibilità. Però
Potrebbe essere una possibilità. Andiamo anche a rompere il legame matrimoniale con la Russia in modo tale che ufficialmente ogni legame diplomatico con l'impero russo si è dissolto. Molto bene. Andiamo anche a fare i claim, il prossimo, il claim, scusate. Il core, guadagniamo uno di stability, mi sembra la scelta migliore. Iniziamo nuovamente l'addestramento delle nostre truppe. Va bene, allora ragazzi, andiamo a perdere un po' di soldi, ma a cercare di ristrutturare un po' il nostro povero impero. Le nostre truppe si stanno raccimolando qua, ottimo. Voglio provare a vedere anche quanti uomini possiamo ancora reclutare. Wow, possiamo fare un'altra armata intera. Molto bene, quindi credo che andremo a fare anche questo. Ma aspetteremo un attimino. Signori, direi che a questo punto è tutto. Abbiamo conquistato anche queste due isole, però a questo punto le vorrei dare a Venezia. Credo che sia forse la scelta migliore, perché effettivamente, sapete cosa? Facciamo così. Facciamo così, le diamo a Venezia, così diamo la possibilità anche a loro di aumentare la marina che possono andare a costruire. Ah, sono arrivati un generale 6424. Ok, ma oddio, dal punto di vista narrativo, vedo sensata come cosa perché noi ci stiamo avvicinando a una guerra contro la Russia. Quindi, ogni aiuto possibile è ben accetto. Quindi andiamo ad accettare l'alleato nel nostro nuovo generale che è, Madonna, un 3 stelle, ragazzi. Semplicemente magico. E andiamo a dare gli ultimi territori, come dicevamo, a Venezia. Molto bene. Ok. Detto questo, direi che siamo abbondantemente pronti? Ok, l'impero bizantino sta crescendo enormemente e si sta espandendo enormemente. I passi per raggiungere la nostra formazione dell'impero romano d'Oriente ormai è vicinissimo. Dobbiamo solo conquistare la costa egiziana e la zona più o meno fino a qui. Ritengo che si possa fare con un'ultima guerra. Ovviamente è compresa anche questa striscia di terra russa, ma lo vedremo a tempo debito. Signori, con il definitivo cambio di asse diplomatico bizantino in visione antirussa e con, possiamo dire, un approcciarsi violento delle due dinastie, quindi da una parte abbiamo Andreas I Apocaukos e dall'altra invece niente po' di meno che lo zar Boris I Rurikovic. Vi saluto e ci vediamo come sempre ogni settimana con i nostri appuntamenti tipici e soliti con Europa Universalis 4, con Bisanzio per la formazione dell'Impero Romano d'Oriente e XCOM 2, War of the Chosen. Un saluto a tutti ragazzi e a presto. Ciao!